Si è concluso il giubileo ma non è finita la misericordia. Iniziamo oggi il nuovo anno liturgico con la prima domenica di avvento, qui nella chiesa di Santa Maria in Traspontina. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, come furono i giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni che precedettero il diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in cui Noè entrò nell'arca e non si accorsero di nulla finché venne il diluvio e travolse tutti, così sarà anche la venuta del figlio dell'uomo. Allora due uomini saranno nel campo, uno verrà portato via e l'altro lasciato. Due donne macineranno alla mola. Una verrà portata via e l'altra lasciata. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà. Cercate di capire questo. Se il padrone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe scassinare la casa. Perciò anche voi tenetevi pronti perché nell'ora che non immaginate, viene il figlio dell'uomo. E la prima domenica d'Avvento l'apriamo con questo invito alla vigilanza, a stare pronti, stare attenti, a tenere gli occhi aperti. E ci richiama l'Evangelista Matteo ai giorni di Noè. Se ci fate caso, quando iniziamo a leggere il Vangelo nelle, nelle domeniche, tutti i giorni, nelle, nelle liturgie, il Vangelo inizia sempre con in quel tempo che non c'è nel testo evangelico. In alcuni casi si... Sì, ma di solito viene aggiunto nella liturgia. Ci richiama non tanto a un tempo passato, ma ci viene richiamato in quel tempo per dirci che è un evento del passato che però si sta realizzando oggi. Quindi, ai giorni di Noè, non è solo ai giorni di Noè, ma sono i giorni di Noè che si ripresentano a noi nelle stesse dinamiche. Ci sarà come ai giorni di Noè, la venuta del figlio dell'uomo. Altra parola che ci dobbiamo fermare a spiegare un attimo. Che vuol dire figlio dell'uomo? È un termine che nella Bibbia usa soprattutto il profeta Daniele che qualcuno identificava con il Messia, qualcuno identificava con la presenza stessa di Dio, qualcuno identificava con il giudizio finale. Ehm, era un... Persona, un, diciamo un termine un po' ambiguo, un po' indefinito che Gesù usa spesso. Gesù non dice mai direttamente io sono il figlio di Dio, io sono il Messia, mai direttamente. Lo dicono gli altri di lui. Però rivendica questo titolo di figlio dell'uomo, lo riferisce spesso a sé. Probabilmente perché nell'attesa del compimento del mistero pasquale non voleva essere frainteso, non voleva sembrare colui che assumeva il potere di Dio e allora usa questo termine diciamo sfumato che solo dopo la Pasqua noi avremmo rintracciato come, come titolo di, di, di Messia e, 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 di, e di Salvatore. Dunque ai giorni di Mosè arriva il figlio dell'uomo e che succede? Eh, niente, succede che ci stavano alcune persone che mangiano, che bevono, alcune persone che si sposano, che, che lavorano, chi ha la, ha la mola, chi ha la ai campi, insomma non succede niente di particolare, allora possiamo dire inizia l'avvento, che cosa succede di particolare? Niente. Dio arriva a salvarci, a prenderci nella vita quotidiana, non in eventi straordinari, nella vita quotidiana. Abbiamo concluso da, da una settimana il Giubileo della Misericordia, uno dice adesso è finita, no. Nella vita quotidiana il Signore continua a, a manifestarci la sua misericordia. E mentre però viviamo presi dalle attività, dal mangiare, dal bere, dallo sposarsi, dalle relazioni, dal, dal lavoro quotidiano, dobbiamo essere vigilanti, cioè dobbiamo tenere gli occhi aperti. Perché, dice Giovanni, dobbiamo essere attenti con gli occhi aperti perché dice il signore rischiamo di non accorgercene proprio presi dalle cose quotidiane che non sono in sé sbagliate ma se le facciamo per noi stessi ci distraggono e basta se invece le facciamo nell'attesa, come diciamo nella liturgia della sua venuta, allora siamo pronti a riconoscerlo e le cose quotidiane, il quotidiano, il feriale, le cose di tutti i giorni riassumono un valore grande. Tenetevi pronti, state attenti, non è solo una minaccia per dire eh, adesso arriva il Signore, tu non te ne accorgi e quindi eh, sarai punito, ma è un, un avvertimento anche in positivo, cioè nella tua situazione di vita quante volte vorresti che Dio ti fosse vicino, quante volte vorresti che il Signore ti fosse accanto. Eh, apri gli occhi perché il Signore c'è accanto a te e forse non te ne accorgi e se non te ne accorgi neanche te lo godi e se non te ne accorgi neanche sperimenti i segni della Sua presenza e quindi anche della Sua salvezza. Dunque la, 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 lo state pronti, la, il comando della vigilanza, del, del vegliare non è una minaccia per sfuggire ai tempi finali ma è un, un invito caloroso perché nel quotidiano, nelle cose di tutti i giorni, possiamo scoprire il Signore che viene e che viene a salvarci. Prima nel discorso che faceva Gesù dice uno si salva, l'altro no. Quindi dov'è questa misericordia se poi alcuni non si salvano perché sono peccatori, perché non sono stati attenti? Non perché sono peccatori perché non sono stati attenti. La salvezza ti viene offerta se non la vuoi, se non la prendi. Eh, però io vi, vi invito a non guardare all alla sfumatura negativa, cioè se, se non stai attento ti condanno, ma guardiamo alla, alla sfumatura positiva che secondo me è più fedele al testo. Cioè, Apri gli occhi perché io non ti voglio condannare, io ti voglio salvare, ma se tu non vedi quando arrivi come faccio? Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere, però è anche vero che ci viene detta la verità, cioè noi a volte viviamo in un mondo in cui ci sembra che tutto va bene, che tutto funziona secondo le nostre previsioni, che ognuno può fare quello che vuole perché Dio, Dio è buono e tanto ci permette di fare tutto. Non è tanto la, la questione di se Dio ci permette o non ci permette, è che vivendo in un certo modo, facendo determinate scelte, non ricordandoci che il Signore è presente nella nostra vita, al di là del, dell'evento finale, noi viviamo male, anzi arriviamo quasi a non vivere. E allora questo, questo avvertimento dell'essere presi o lasciati non lo riferiamo soltanto all'ultimo giorno del giudizio, ma proprio alla quotidianità, per cui c'è ancora tempo di aprire gli occhi e di accorgersene. Però se uno è timido. Eh. Dandino, in tutta la Bibbia e anche nelle due spiegazioni compare spesso una parola salvezza che noi siamo abituati a sentire, ma forse non ne comprendiamo appieno il significato. Ce lo spieghi? La salvezza è la, è la vita stessa di Dio che ci viene donata. Ed è quindi l'eternità anche, ma anche la, la, la capacità di vivere da, da risorti in questo nostro tempo, di affrontare le questioni, di guardare la storia dalla prospettiva di Dio. E', e, e, nella, e nella, è alla presenza di Dio attraverso la Sua compagnia. E quindi questo cambia tutto. Il cristiano dovrebbe avere uno sguardo sul mondo diverso rispetto a chi non ha conosciuto l'amore di Gesù. Non dico che il cristiano è migliore, ma ha uno sguardo diverso. Quindi dovrebbe avere anche delle risposte nuove. Questa è la salvezza. È la vita di Dio in me che mi, mi permette di interpretare la realtà in modo nuovo e anche di, di andare un po' oltre a quella che è la mia miopia legata al, al limite, al peccato, al condizionamento che ho dalle persone che mi stanno intorno. Il cristiano dovrebbe essere sempre quello, questo significa essere salvi, che invita tutti a rialzarsi e mai a lamentarsi. Dondino, ehm, con questa domenica si apre appunto il tempo di avvento un no? tempo di attesa ma un'attesa che non è passiva evidentemente e, però mi viene in considerazione una domanda per te eh, andiamo incontro all'evento del Natale che è ehm, il Dio fatto avvicinabile no? Dio di cui non si deve più aver paura in qualche modo però questa domenica invece ci presenta eh, due, due figure diciamo, un po' forti no? eh, questo, questo diluvio che irrompe e questo ladro che viene no, quando nessuno se lo aspetta. Come si coniugano questi due aspetti no, nella vita di fede, nella vita del cristiano? Cioè questo Dio avvicinabile, però d'altro dal, canto questo, questa paura, questo, questo Dio che rompe, che mi viene a rubare le cose, non so, come, come possiamo approcciare? Io credo che un Dio che invece di starsene per veri fatti suoi, viene a dirci, oi, la vita giocatela bene, non fare finta di vivere non dare la tua vita a chi te la, ti succhia la felicità anziché donartela, è un Dio misericordioso che però non riesce e non vuole, proprio anche per questa misericordia, a, a, a spezzare la nostra libertà. E per cui ci avverte, ehi, non sprecare, dove, dove stai camminando, che cosa stai guardando, cosa stai desiderando nella, nella, nella tua vita, però poi ci lascia liberi e rimane il fatto che se non stai nell'arca che diventa secondo i padri della chiesa la parola di Dio fuori muori fuori affoghi che non è solo l'annientamento è proprio il non vivere no. penso a tante persone che anche in situazioni di, di di, di sofferenza, di disagio, di fatica, di, di vita che incontro veramente delle persone a volte che tu dici: Ma questo come fa anche a sorridere e, e affrontano ogni cosa con, veramente con la speranza, non l'illusione, con la speranza. Si tirano sempre su, pur appesantiti da tante cose, non smettono di occuparsi degli altri. E ci sono invece alcuni che tu diresti, vabbè, ma questo fratello che gli manca, niente, eppure è triste, è, quel, è quell'altro. E dunque questa, la, la, la misericordia di Dio, la sua accoglienza si manifesta nel fatto che le cose ce le dice. E non ci, fa, non ci dice le cose per farci, per farci contenti, ci dice le cose vere, perché noi possiamo sperimentare poi la felicità vera. A me... E ho rimasto molto impresso il passo del Vangelo che dice se il padrone sapesse a che ora arriva il ladro terrebbe le porte chiuse, vigilate, siate pronti e giustamente si riferisce alla morte siate pronte, vigilati, fatevi trovare pronti è molto importante, mi fa pensare molto perché io a volte dico, eh, sì, ora sono, sarei pronta però la maggior parte delle volte no. Sicuramente la prima cosa che pensiamo è che questo padrone che viene a scassinare sì, si riferisca, si riferisca alla, alla morte, sì, è anche corretto, ma io mi domando, però voglio, voglio allargarmi un attimo e pensare che, che cosa abbiamo noi dentro casa, cioè che cosa viene a scassinare il ladro viene a rubare la, le, cose, le cose giuste, le cose sbagliate. Mi piace pensare che Dio sia una sorta di ladro che nonostante tutte le nostre resistenze, i nostri rifiuti, le nostre chiusure, le nostre barricate, come la mattina di Pasqua con le porte chiuse, comunque entra e come il vento di Pentecoste ribalta tutta la casa e porta via tutto quello che ci fa male tutto quello che ci impedisce di vivere. Anche in questo senso possiamo leggere questa, questa, questa improvvisata di Dio, non, se no mi, mi piacerebbe pensare più al giorno della mia vita, non al giorno della, della, della mia morte. E, e, quindi, e quindi sì, e, 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 ci dice, e ci dice il Vangelo, non lo sai quando arriva la morte sicuramente, ma anche l'intervento di Dio. Quante volte abbiamo fatto esperienza e vi auguro di fare esperienza, che di fronte a, anche il popolo di Israele, di fronte a casi disperati in cui dici: Vabbè, Ormai non c'è niente da fare. Quante volte i profeti hanno detto: Signore, fammi morire qui perché non, non ne posso più. E dall'oggi al domani, questa è la logica della risurrezione: dall'oggi al domani, non per nostro merito, ma davvero per l'intervento di Dio, la situazione cambia, la realtà assume dei colori totalmente diversi. E, e non perché c'è stato un miracolo eh, ma semplicemente anche perché abbiamo incontrato una persona che ci ha detto quella cosa o ci ha guardato in quel modo che ci ha ridato speranza cioè, ci ha fatto guardare la nostra situazione in maniera del tutto nuova ecco anche questo è l'inaspettato che dobbiamo attendere non solo quello che ci fa paura ma anche quello che desideriamo e dice, e dice il Vangelo Proprio quello che desideri, se, se, se non apri la scatola del regalo non te ne accorgi, se non, non stai alla finestra ad aspettare chi viene a portarti il dono, magari lo porta e non, e non te ne accorgi. Quindi un pochetto stiamoci, te, diciamo, teniamoci confessati, però, visto che è tempo d'avvento, però pensiamo anche all'altro aspetto. Come funziona la salvezza rispetto magari a un cristiano che è consapevole che se fa le cose in un certo modo verrà salvato e magari, come dire ogni tanto, si crogiola un po' in questa cosa rispetto magari a uno che non si crogiola, fa tutto quello che può fare in maniera del tutto sincera, però pur consapevole che esiste una religione dove viene contemplato un Dio, Gesù e quanti ce ne stanno, comunque lui professa un altro credo. È, è, è compito di Dio, eh, salvare o non salvare, quindi non lo so. Però una cosa la so, da, da quello che ci dici tu, un principio generale che rientra proprio con questo, questo appello, vegliate, state pronti, non ci dobbiamo crogiolare mai. Eh? Dobbiamo crogiolare... essere sempre... sempre Attenti a non considerare che la salvezza o la nostra fede ci renda migliori degli altri. Questa è, è, una, è secondo me la, la cosa che mi, viene in mente, che mi viene in mente da dire. E poi sulla, sulla, mi, mi piace sottolineare che a volte pensiamo che chi è cristiano sia moralmente più bravo dell'altro, degli altri che non lo sono. Ma il cristianesimo non è una morale, non è una dottrina morale. Per cui è normale: ci sono delle persone buone, delle persone cattive, delle persone brave, delle persone disoneste. E questi stanno tra i cristiani, tra i non cristiani, tra i buddhisti, penso, tra i tutte le religioni che, che ci possono essere, anche tra i non credenti. La, la differenza non è nell'essere bravi, nel fare del bene o fare del male, perché tutti. Secondo me, godiamo nel fare del bene e qualche volta quando facciamo il male, magari perché pensiamo in realtà di star facendo il bene. Ma la, la differenza è nel, nell'aver scoperto che, nella relazione che abbiamo con Dio, nel senso che diamo al nostro fare il bene o al fare il male. Questa è la differenza. Per cui, io non mi preoccupo mai se eh, eh, siamo migliori o non siamo migliori oppure cosa avverrà nella salvezza, perché il Signore, il Signore è buono e il Signore ci penserà. Però mi preoccupo di essere attento a non crescere nella presunzione di essere migliore di altri, eh, il che non significa che è indifferente il fatto che io viva il Vangelo, provi a vivere il Vangelo oppure no, ma mi rende migliore, mi rende più felice ma non mi, non mi metti in competizione con gli altri perché a volte se noi facciamo il partito dei bravi quelli del, che segnano i cattivi sulla lavagna e quelli invece che sono, che sono cattivi però sul, sulla salvezza è un atto di fede eh? questo lo lasciamo a Dio poi sì alcune cose nel, nella scrittura possiamo dedurre però lo lasciamo a Dio noi ci vediamo settimana prossima per la seconda domenica di avvento scriveteci Fateci le vostre domande e buona domenica.